presento oggi è una invenzione, perché questa grande Agagas non è mai esistita, o è sempre esistita. Dico che non è mai esistita perché il tema è una città che nel terzo secolo a.C., dal quarto al terzo secolo a.C., si dice avesse 300.000 abitanti. Quindi abbiamo circa un secolo e mezzo di grandissimo splendore, di straordinario splendore, e da lì è iniziato però un lungo e costante declino. Questo declino è in parte attenuato, fermato dal fatto che Agrigento possiede il parco archeologico più grande del mondo per estensione, e però posso dirvi con assoluta certezza, spero anche di poterlo dimostrare con determinate planimetrie, che questo parco archeologico più grande del mondo in realtà è poca cosa rispetto alla sua reale estensione. Poi c'è un altro segreto in questa invenzione, che è qui nel mio cognome, perché io sono di madre palermitana ma di padre agrigentino. Per tanti anni, appena entro un po' più in confidenza con me, tu sei nipote, cugino del grande Leonardo. E questo cognome è un cognome a Palermo ora abbastanza diffuso, ma sino agli anni 50 è un nome che con noi si trova soltanto ad Agrigento e in parte a Caltanissetta, che dove esiste ancora adesso una casa editrice Sciascia, di Salvatore Sciascia, mentre il grande Leonardo, come molti di voi sapranno, era di Ragalluto, in provincia di Agrigento. Quindi la mia vita ha avuto sempre questa doppia polarità tra Palermo, dove vivo da sempre, però io ho trascorso sempre lunghissime estate, almeno fino alla piena adolescenza, ad Agrigento, per cui in qualche modo questi templi sono nella mia mente, sono nella mia testa, come rivedere anche con occhi diversi cose che hai sempre visto. E poi anche per il fatto che Agrigento, oltre ad essere questa straordinaria città un secolo e mezzo, tra il XVIII secolo è stata, come tutti noto, probabilmente una delle capitali dell'architettura europea, perché tutti i migliori architetti o tra i migliori architetti attingevano da Agrigento, studiavano ad Agrigento, dove era stato realizzato, ormai ci sono soltanto le rovine, anche questo dire questa cosa grande fa sempre un certo piacere, il più grande tempio dorico di tutto l'Occidente, cioè ad Agrigento era stato progettato il tempio di Giove, che per dimensioni era in assoluto il tempio più grande mai realizzato da qualsiasi parte del mondo, della Grecia e delle sue colonie. Allora, tutta questa narrazione, che è una narrazione che poi si basa in una cosa di Luigi Margagliotta, perché poi è un'esplorazione che tanto per cambiare ho fatto attraverso progetti, attraverso una serie di tesi di laurea che hanno indagato vari punti di questa per me straordinaria città, e dove, lo dico in premessa, poi magari le immagini facciamo scorrere, io dico sempre, forse sbagliato, cioè questo avverbio, che l'università viene prima della gazzetta ufficiale. Cioè l'università ha il compito della sperimentazione, le leggi e le norme non sono altro che precipitati di sperimentazione. E quindi, per quanto riguarda tutto l'ambito dei vincoli, delle norme, che però, devo dire, anche fortunatamente creano un ostacolo, una barriera, un limite a espansioni incontrollate verso aree che vanno assolutamente difese, sono convinto, anzi convinto, che da qui a qualche tempo, anche se fosse un secolo per l'architettura è poca cosa, pochissima cosa, 50 anni per l'architettura sono un'inezia, queste norme cambieranno. E sono convinto che chi mi fa progetto è una persona che ha sempre grande fiducia, e deve essere in qualche modo necessariamente ottimista e non paurosa di quello che verrà dopo. Io sono convinto che moltissimo c'è da lavorare
perché il vero tema è invertire il senso del limite in quello delle bisogne o di sogno. Cioè la bellezza, la qualità di questi come gli altri luoghi, non so di quanto conosce Benevento, una città diciamo, tra cui l'archeologia è estremamente diffusa, affiora credo quasi da qualsiasi angolo. Io non so quanto noi oggi siamo realmente pronti a lavorare, a capire e a reinterpretare con i nostri mezzi, con i nostri strumenti, le necessità che le aree archeologiche presentano. Tutta la costa è, come dire, un continuo accadimento urbanistico, urbano, architettonico, greco, con qualità straordinarie. Per esempio, il mio dipartimento, io ho partecipato anche a questa convenzione, abbiamo fatto un recentissimo lavoro per Naxos, forse ne faremo uno per Segesta e basta, insomma, andiamo avanti. Agragas 581 a.C., cioè Agragas in realtà è una delle ultime colonie, nemmeno la prima, ed è formata dai coloni rodio-cretesi. Tutta questa storia, diciamo, poi chiaro, conosce, approfondisce, ma la vera questione è che Agrigento sconfigge insieme ai Siracusani e a Himera proprio i Fenici. Per cui il Tempio della Vittoria, che è stato realizzato a Himera, che avete visto su, in realtà è un Tempio della Vittoria con i Vincentini sui Cartaginesi, scusate, sui Cartaginesi. E vi dice, ai tempi di Terone, che è stato questo condottiero tiranno di Agrigento, per un secolo e mezzo questa città ha questa ricchezza tale da costruire forse tra i più bei tempi di tutto l'Occidente. Vai avanti. L'attuale configurazione è una configurazione, vedete, per quello che si riesce a distinguere. Questa è San Leone, questa parte qui in basso, la città è lì in alto, quello è Porto Empedocle. Non so chi di voi conosce Palermo, conosce un po' Palermo, io da ignorante palermitano per tanti decenni, soprattutto sino ai 15 anni, dicevo ai miei coetanei agrigentini, amici, dicevo, sapete, San Leone, perché qua c'è una bellissima spiaggia, meglio c'era una bellissima spiaggia, dicevo sempre, San Leone è per Palermo Bondello, c'è cioè la spiaggia come si va al mare. No, in realtà San Leone, cioè questo luogo, ma lo scopriremo alla fine, questo luogo di qui in realtà è proprio il luogo d'origine della città, cioè quella che invece a Palermo è la Cala, che ormai è diventata una piccola, cioè il luogo di origine della città in realtà è esattamente qui. Questo è il punto d'origine, cioè c'era un'ansa naturale, straordinaria, dove si facevano degli scambi. Questi scambi via via crescendo con la popolazione della città. Questo è, diciamo, poi sono varie planimetrie storiche, voi vedete un assetto un po' più definitivo, con una città arroccata in alto, tenete presente questa grande vallata che arriva al mare. Una corona, cioè una cresta che è esattamente qui, quella che viene definita la Valle dei Templi, il tracciato ippodameo del quartiere ellenistico romano, e poi a sinistra in alto il colle di Girgenti, dove c'era qua il nucleo antico, a destra la Ruca Atenea. Quindi di fatto due elementi che svettano su questa grande vallata, sull'orlo a metà, diciamo, della distanza che c'è tra Agrigento e il mare, su questa linea parallela alla costa, la via sacra con la sequenza dei tempi, cioè chi veniva dal mare trovava nei limiti della città i tempi. E quindi questo spettacolo evidentemente straordinario. Tra i templi e il mare, una sequenza di
necropoli. Andiamo ancora avanti e facciamo scorrere le immagini. Vedete, questa ovviamente è successiva, la città fortificata in alto, la rada, è un po' una immaginaria, assolutamente immaginaria ricostruzione. Andiamo ancora avanti, vedete qui dal mare l'imboccatura fortificata, ma una città già radunata sul colle di Girgenti. Questo è il colle di Girgenti, questa è la cosiddetta nave, c'era una spaccatura tra due colli, e questa è la rupe Atenea. Facciamo scorrere, andiamo avanti. Alcune immagini del Grand Tour, perché insomma, cosa avviene? Siccome Palladio andava, veniva qui, anzi, non andava in questo caso, veniva qui a misurare, non a fotografare, quindi a disegnare e a rilevare. Per circa 100-150 anni Agrigento, con la collaborazione di alcuni studiosi italiani o locali, diventava sede di questi rilievi molto attenti. Poi ci sono le famose lettere di Leofonte alla moglie, eccetera eccetera. C'è un bellissimo libro della Laterza, che è il libro del professore Cometa, si chiama Il romanzo dell'architettura, che insomma, in questo libro ormai diversi anni fa, forse una trentina, una quindicina di anni fa, un bel tomo della Laterza che racconta un po' nel dettaglio tutte queste avventure. Io chiederei a Luigi di fare scorrere un po' le immagini per capire chi sono questi protagonisti, sono i nomi, li leggete, forse è più interessante vedere le architetture e i disegni. Un aspetto che a me sempre, o sempre più mi interessa, è la scelta dei punti di vista. Non è che possiamo, da progettisti, avere soltanto il compiacimento del bel disegno, perché per carità questo c'è senz'altro, ma è interessante capire un po' l'interesse di avere l'orizzonte o il sistema della vegetazione e il rapporto tra le creste e i modi di insediamento dei templi, il modo in cui il crepidoma o il crepidoma si relaziona, eccetera eccetera, è sempre oggetto di grande interesse. Vai avanti. La tomba di Terone, di questo dittatore agrigentino, in realtà è incompleta, perché si concludeva con una copertura a cuspide, però anche così devo dire molto significativa. Vai, vai. Torno un attimo indietro. Questa è una immagine, non dico sempre ricorrente, io ovviamente ne ho messo qua una sequenza. Questo è, se non ricordo male, uno dei capitelli del Tempio di Giove Olimpico. Tenete presente che una persona rientrava in una sola delle scanalature, delle anse, cioè ci sono vari ritratti in cui una persona rientra interamente. E questo diciamo tema è abbastanza visibile nella dimensione di chi sta in questo momento misurando la misura della decorazione del triglifo, e capite bene che qual è la proporzione di questo straordinario tempio, che poi è proprio oggetto della tesi di Margagliotta. Vai ancora avanti, vai, vai ancora. Torno un attimo indietro per fare capire. Questo è il Tempio di Giunone, poi ci torneremo mille volte. Il Tempio di Giunone, il Tempio della Concordia, da quella parte c'è il mare, il nucleo antico è qui su. Quindi questo è proprio subito sotto questa cresta parallela al mare. Vai ancora avanti. Vai. Vai ancora. Magari non così veloce,
Questa prospettiva di Schinkel forse è una di quelle che più ci permette di capire. Il mare è alle nostre spalle, questo è il Tempio di Giunone, quello è il Tempio della Concordia, in alto Agrigento. Questo è il Tempio di Esculapio, tutte architetture che abbiamo visto in questo momento per frammenti. E il Tempio di Giove, o meglio i resti del Tempio di Giove, sono esattamente da questa parte, quindi Agrigento, Giunone, Concordia, il Tempio di Esculapio, la vallata che si distende verso il mare. Vai ancora avanti. Vai. Perché mi metto a riscontro andando avanti e indietro? Perché che ci sia prima ancora degli architetti rivoluzionari, gli architetti francesi recuperano da qui, su questo, insomma, questo è stato scritto, riscritto, eccetera, e sappiamo che dietro tutto questo c'è questo progetto di un bravissimo e molto giovanissimo architetto, questo famoso monumento a Federico II di Prussia è di un'evidenza assoluta. Cioè, si andava, si rilevava, queste cose tornavano, e la Germania, o quella che era l'impero prussiano, si riempiva di tempi dorici. Evidentemente erano tutti bravi a declinarli come abbiamo preso Schinkel, ma questa origine è tutta italiana, se volete siciliana, e in particolar modo argentina. Quindi quello che poi arriva o torna in Italia e in Europa tra il XIX e il XX secolo, perché vi ricordo che loro si muovono dopo il congresso di Vienna, quindi siamo agli inizi, eccetera, eccetera, però dietro tutte queste architetture ci sono queste architetture siciliane. Vai ancora avanti. Vai. Vai ancora. Altro viaggiatore, vai. Questa è la sottolineo perché è un controcampo rispetto a quello che abbiamo visto. Potrebbe leggersi in maniera complementare a quella che abbiamo fatto leggere di Schinkel, cioè dall'alto. Posso dirvi anche che questa è la Villa Gegualdi, cioè una villa che è, diciamo, in prossimità della città, che guarda verso l'orizzonte. Questo è il Tempio della Concordia, questo è il Tempio di Giunone. E cosa che a volte capita, cioè probabilmente, al di là del fatto se costruita con regole, eccetera, eccetera, che ci sia, come dire, di qualche centimetro, di frazione, di millimetro in più, è abbastanza evidente, perché in realtà da questa prospettiva il Tempio di Giunone non è così evidente, però il tema nella prospettiva regge. C'è anche qui, al solito, qual è la misura, lo schizzo di rilievo e l'idea di progetto di questo luogo. Vai ancora avanti, vai, vedete i frammenti del Tempio di Giove Olimpico, vai ancora, Tempio della Concordia, che è quello che è stato poi ricostruito in buona parte per Anastilosi, è ricostruito quasi interamente e che per qualche decennio è stato trasformato anche in chiesa. Vai da Giunone verso Concordia, vai ancora, vai, famoso della Vole, la cui copia si trova al Museo Archeologico di Agrigento, cioè la cui originale si trova al Museo Archeologico di Agrigento, la copia invece è nei luoghi in cui dove è realizzato il tempio. Vai ancora, vai, vai ancora, protagonisti locali, questo non ho avuto il tempo perché volevo mettere questa e anche il diamante, eccetera, eccetera, perché dal punto di vista è molto simile, cioè l'idea è molto simile.
ed è altrettanto suggestivo, perché poi il Tempio di Giunone si trova proprio sullo spigolo del parco archeologico, per cui realmente poi questo senso di apertura nei confronti del paesaggio è questo. Francesco Loiacono è un pittore, vedete all'edato del XIX secolo, un pittore palermitano, che fa dei vari ritratti, vari dipinti dedicati alla Valle dei Templi, che vengono acquistati da un ricco argentino. Ora questa collezione si trova proprio ad Agrigento. Mi sembra interessante, oltre a degli architetti, mettere accanto anche il punto di vista del pittore. Vai, questo è Giunone, Concordia, vai ancora Giunone, la tomba di Terone, vai, ripartiamo, vai ancora avanti. Per quanto, insomma, penso che una lezione a volte si debba fare anche queste immagini, questa è una mia, non dico fissazione, ma forse le letture poi si stratificano e si capiscono per tempo. Quindi questi sono i due fiumi che circondano la città, Ipsas e Acragas. Questi sono Giunone, Tempio della Concordia, Ercole, Giove, Castore Polluce e Vulcano. Quelli che abbiamo visto sempre sono Giunone, Concordia, poche volte Ercole. Nell'ultimo, ora forse ci possiamo andare insieme, possiamo tornare indietro a vedere questo. Torno, vai avanti. Vai ancora. Questo è Castore Polluce, anche questo in realtà ricostruito. Ed è sul bordo del giardino della Colimbetta. Non so chi di voi, perché forse questa è la domanda preliminare, chi di voi conosce, chi di voi conosce il parco archeologico di Agrigento? Nessuno. Lei, ecco, vai avanti fino a dove siamo arrivati. Cioè, Agrigento, in questo luogo, esattamente in questo punto di qui, aveva, in realtà ha, aveva una grandissima cisterna naturale, che veniva, cioè l'artificio era avere bloccato un lato, per cui per un lunghissimo periodo della sua vita era una città inattaccabile, perché aveva una riserva idrica veramente infinita. Poi questa situazione dei luoghi è totalmente cambiata, ma quella che era questa grandissima, questo grandissimo invaso naturale è stato trasformato nel giardino della Colimbetra. Vedete questi tratti arancio, giallo-arancio? In buona parte, non dico soltanto, ma in buona parte questi che vengono definiti gli ipogei sono proprio le condutture ipogee che dalle due alture, cioè la Rupa Atenea e il Colle di Girgenti, portavano sottoterra l'acqua a questo grandissimo invaso naturale. Poi al di sopra dei templi vedete le griglie del quartiere ellenistico romano, e vedete però la foce dei due fiumi in realtà molto contenuta. All'inizio credo di avervi detto che il grande confine del parco archeologico in realtà è un po' un'ipocrisia, e questa slide, questa diapositiva lo dimostra interamente, perché in realtà avere come dire vincolato questa parte che va sostanzialmente dal quartiere ellenistico romano sino alla cresta e alla via sacra tiene soltanto in parte in considerazione che in prossimità della Rupa Atenea c'è il tempio e il santuario di Demeter, ma cosa ancora più importante, nel cuore del centro storico, vedete là in alto, c'è il tempio di Giove Poliero. Cioè, quindi in realtà per tutti i confini di quella che io abbiamo ridefinito Grande Acragas c'era una situazione che oggi definiamo antropologica, ma è una città interamente, anche se per punti, costruita.
vita. Quindi l'avere limitato il vincolo, cioè, sicuramente è stato un fatto positivo, ma non rispecchia la situazione del mondo. Ma andiamo ancora avanti. Nel IX secolo la città, per la paura delle invasioni dei saraceni, degli arabi, eccetera, eccetera, si sposta sulla parte più alta del colle di Girgenti, va ancora avanti, via Bakbak e Rellini, del Rabbado del quartiere degli ebrei, poi a seguire questa città raddoppia, sino ad arrivare alla città, con un attimo indietro, alla città normanna. Vedete che la traccia verso sud, quelle che sono 9 e 11, sono le torri normanne che presidiano verso il mare le mura. Vai ancora avanti. Vai ancora. Vai ancora. Questa è sostanzialmente la traccia di quello che avviene nel XX secolo. Cioè la nave, questa spaccatura che esisteva fra i due colli, viene colmata e la città esce dal colle di Girgenti e si distende lungo quello che è l'attuale Viale della Vittoria, raggiungendo per intero la Rupa Tenea. Va ancora avanti. Questa è una planimetria attuale. Questi sono i due fiumi, questa è la via sacra, il quartiere ellenistico romano e la città che vedete è andata ben oltre, o per nuclei compatti o sotto forma di scroglio, ben oltre quello che era il nucleo antico. Dimostro il Tempio di Vittoria di Mera come, anche se siamo sul Tirreno, perché è interamente, come dire, la propaggine di Agrigento, per un secolo e mezzo Imera faceva parte del territorio dei Vincenzi. Questa è un po' l'immagine forse più nota o più tristamente nota, cioè, rispetto a tutto quello che avete visto, sarebbe forse interessante fare anche lì, cosa che non facciamo, cioè vedere le prospettive di Schinkel piuttosto che di Leo von Klenze, piuttosto che di Konkaff, e vedere come si è trasformata la città, perché lo sfondo, proiettando le immagini, è di una città che anche nei rapporti dimensionali ha tradito totalmente quella che era questa straordinaria condizione geografica di Agrigento. Andiamo ancora avanti, una sequenza di viste, vai, Tempio di Giunone, vedete come, forse quello è utile per capire. Da questa parte c'è la Rupa Tenea, da quella parte c'è la Colle di Girgenti. In realtà il nastro delle cortine edilizie è assolutamente unico e impossibile distinguere fra le due parti. Vai, vai ancora. Quello è il viadotto Morandi di Agrigento, visto che ieri è stato distrutto il viadotto Morandi di Genova, forse è anche opportuno dire che anche Agrigento ha il suo viadotto Morandi chiuso da tempo. E qua siamo in prossimità della fossa della Garofola, prendiamo, diciamo, di spalle, di testa il telamone, vai, Castore e Polluce. Qua quello che guardiamo in primo piano è proprio la fossa della Garofola, che ormai è il territorio del Fai, in fondo da Castore e Polluce. Questa è la parte del centro storico di Agrigento che include il Tempio di Giove Poliero, che è esattamente qui dentro. Quella è la cattedrale. La cattedrale si riesce a malapena a vedersi, in realtà tutto il resto è stato fagocitato da queste edilizie negli anni 50, 60 e 70. Tempio della Concordia, l'orizzonte, il Tempio di Giunone. Quindi questa immagine c'è anche per segnalare, poco fa dicevo, è il nostro lavoro scegliere l'essenza arboreo, è sicuramente il nostro lavoro capire insieme agli ingegneri che si occupano di strade, infrastrutture, i tracciati delle infrastrutture. Questa strada che collega
Agrigento a Caltanissetta ha tagliato uno spigolo piuttosto consistente del tempio di Esculapio. Quindi diciamo, parliamo di cose piuttosto evidenti, ma è così. Il tempio di Esculapio è da questa parte, un po' più a destra, e questa strada proprio taglia, seca, lo spigolo più in basso, mettendo totalmente fuori dal perimetro che più che vincolato doveva essere preservato. Vai. La cattedrale, vai. Ancora con le immagini. La grande agnacasta si laurea. Ora vedrete una sequenza di 14 mesi, quindi 14 progetti. Alcune evidentemente più interessanti, la peggiore è quella di Tangagnocca, là ne manca una, questa la 14esima esce sempre fuori dall'immagine, giusto, non si parla male mai degli assenti, quindi si parla male dei presenti, la peggiore, quella di Luigi Margagnotta, assolutamente non vero, anzi secondo me è una delle più sensibili a leggere la condizione. Anche qua mi vorrei fermare un pochino, perché insomma è chiaro che soltanto su una delle prospettive di Schinkel poteva mostrare una settimana probabilmente, però forse qui voglio fermare un po' per capire che il tema non è soltanto, come ho cercato di dirvi, l'area, la cosiddetta Valle dei Templi, ma è un'area molto più diffusa. E quindi queste tesi partono proprio dal cuore del nucleo antico per arrivare a San Leone, perché questa invenzione della grande Agragas non distingue tra San Leone, Villaggio Peruzzo, che altro non è che un quartiere di edilizia economica e popolare degli anni 50 e 60, la cosiddetta Valle dei Templi, la periferia, la Ruba Atenea, punto 5 e 6 siamo sulla Ruba Atenea, 4 è una zona di espansione della città contemporanea, 1, 2 e 3 siamo, 1 e 2 pieno centro storico, il 3 siamo sul margine della città, dell'espansione del XX secolo e soprattutto tra gli anni 30 e 40, perché ho pensato io che sono il relatore di questa tesi di laurea, in realtà appunto questa grande Agragas dovrebbe mettere su un piano contemporaneo le radici più antiche, archeologiche della città, senza metterle in conflitto con quelle più recenti. Ovviamente pensando, la prima cosa da fare, una delle prime cose da fare, lo scopriremo con la tesi numero 4, è drenare quanto più possibile il traffico carrabile. E questa preoccupazione in particolar modo ce l'hanno la tesi 4 e 14, ma tutte le altre tesi, anche quella di Luigi Margagnotta, presuppone il fatto che l'attuale strada carrabile che scende da Grigetto a San Leone sia a traffico limitato o con dei bus elettrici nel caso in cui ci siano degli impedimenti fisici, ma che la frattura, la rottura infrastrutturale della valle attraverso appunto questa infrastruttura, poi anche altre infrastrutture delle Valle dei Templi, venga risolta. Troverete un progetto in questa direzione fatto da Nicolin nei primi anni 80. Partecipò a un bando di concorso, c'è un volume, l'architetto palermitano, in questo piazza se non ricordo male, piano Colina e Piazza, troverete proprio su questo tema sono progetti a grandissima scala. Voi vedrete, ho detto alcune tesi forse in maniera più completa, altre forse in maniera un po' più leggera, mai superficiale, si pongono dei temi. Iniziamo da Giorgio Di Vita, questo è un grande plastico, ho fatto realizzare a mia amica un plastico che occupa, sì, diciamo, forse così, almeno largo così, e lungo tutta questa stanza fatta da un insieme, e sì, perché altrimenti non ho questa idea, cioè, il tema è sempre quella del progetto
il tema del progetto interscalare è anche il fatto che chi anche si è occupato di aree apparentemente più contenute doveva avere da sempre dall'inizio questa idea complessiva che aggiungere un tassello di una città unica. Quindi abbiamo quando fatto il loro classico per lavorare nel progetto, loro hanno lavorato sempre con questa grande dimensione. La chiesa di andiamo avanti, la chiesa di Santa Maria dei Greci, il tempio di Giove Polieo, è una chiesa quasi invisibile, perché ormai Santa Maria dei Greci, che è questa, è una chiesa normanna, al di sotto della quale si trova forse uno dei templi più antichi di Agrigento, di fatto invisibile, ai più invisibile. Ci si accede per vedere l'attacco a terra da una piccola scaletta che c'è qui sulla sinistra, ci si piega in due e attraverso un cunicolo si arriva a vedere i gradini e gli attacchi del mondo. Su una cosa del genere credo che una città tedesca avrebbe contato 6 isolati, no? 8 isolati, in realtà questa cosa è inghiottita. Poi la sovrintendenza ha montato all'interno della chiesa uno di questi pavimenti di vetro che secondo me hanno due qualità: rendono lo spazio per calpesti non particolarmente significativo e non lasciano in realtà vedere quasi nulla di quello che c'è sotto, quindi diciamo riescono ad ottenere due obiettivi. Allora vai avanti, però voi mi dite se siete stanchi eccetera eccetera. Io faccio un'unica carrellata perché è una cosa in cui sono piuttosto allenato, parlo e scrivo tutto il giorno, quindi posso parlare di 4 ore, meno male, e ce la faccio, magari sorseggio un po' d'acqua, ma ce la faccio. Allora, là in alto, a chiusura di quella piazza, il palazzo arcivescovile, la cattedrale lì su, e in questa parte del quartiere, questa è Santa Maria dei Greci, quindi una parte un po' più in basso rispetto alla cresta, perché quello della cattedrale è sul limite. L'idea della ragazza, in un quartiere piuttosto malmesso, è di utilizzare una delle case di rute che ci sono sul margine, là pensare di inserire dei sistemi di discesa o di risalita in maniera tale da avere un accesso al tempio indipendente dalla chiesa e sicuramente più agevole. Vai avanti, forse si vede là sulla sinistra in alto, torna indietro. In realtà è un progetto per certi aspetti quasi invisibile, perché è quella quinta che viene riletta come ingresso di questo piccolo sistema museale, non capisco perché è sgranata, ma così è questa immagine. Vai ancora avanti, questa è l'attuale condizione, vai, e questo è, diciamo, l'idea di avere, scendere ancora qualche metro e avere un luogo dove si può sostare a vedere quello che c'è. Cioè non c'è molto di più, ma quello che c'è è veramente molto significativo. Vai ancora avanti, il 2, l'ex ospedale in via Tenea, in realtà è un tema che ha permesso, questa è una proprietà dell'Università di Palermo, con dei soldi ministeriali negli anni 2000, tra il 2003 e il 2005, l'Università di Palermo compra questo ex ospedale, in parte progettato da un allievo di Basile, per fare l'università, la sede dell'Università Palermitana ad Agrigento. Dopo 15 anni non era stato fatto niente. Allora, in quegli anni ero, in realtà continuo a essere, cioè nei precedenti 6 anni dell'ex rettore, il delegato all'edilizia dei poli decentrati, e allora ho coltivato il mio laboratorio con questa idea, l'ho trasformato, ho fatto questo progetto, che poi è stato, anche se poi i miei collaboratori hanno fatto il rilievo, insomma, che è stata l'occasione per rimettere un po' di attenzione su un'architettura che era stata quasi completamente dimenticata. Vai avanti! Quindi si tratta di questa grande quinta,
Questo è il punto di sutura tra la collina di Girgenti, questo giardino è proprio il punto di sutura tra la collina di Girgenti e la parte e l'espansione del XX secolo. In realtà questo edificio è frutto di più edifici, sostanzialmente di due, di una ex chiesa e poi di un altro precedente edificio. Lo spazio dell'aula, che ormai è una sorta di aula di scoperta, viene utilizzato dalla tesi come un passaggio urbano, e poi invece la parte del volume con un sistema di aule, di spazi per uffici, eccetera, eccetera. E ci sono vari segni di architettura normanna, vai avanti, facciamo le scorre perché poi è abbastanza noioso, cioè questo è il terreno di sutura fra i due colli, questo era appunto il punto della nave, questo è l'ex ospedale, questa è l'aula, quel grande recinto che c'è lassù, anzi questo è il luogo dove speriamo di realizzare il CPT Lab, è uno dei monasteri più belli di tutta la Sicilia, che forse diventerà sede del corso di laurea in architettura che faremo l'anno prossimo ad Agrigento e che speriamo di utilizzare come rodaggio per il nostro convegno di CPT Lab. Quindi diciamo il monastero, forse se mi rubo questa penna è più facile, è qui su, è lì. E questo edificio che è sulla strada, sul solco della strada storica del centro storico, nel progetto diventa l'occasione urbana per salire con più facilità e raggiungere anche il monastero. Vai? In grande plastico scavo 1,50 che si poteva smontare, che rendeva visibili gli spazi. Nel progetto, però poi abbiamo cambiato, poi nel progetto che abbiamo utilizzato per l'università, l'abbiamo cambiato, c'è l'idea che questo grande volume fosse un'aula coperta, poi il progetto definitivo è diventato un'aula scoperta, e invece il tema del passaggio urbano un po' è rimasto, ma fai scorrere le immagini, vai, e poi insomma per quello che vale la sistemazione degli spazi a pian terreno, purtroppo nel corso degli anni i locali del pian terreno sono stati venduti, quindi l'università ha è anche il mezzanino, il primo e il secondo piano. Vai avanti, sistema delle sezioni, è inutile dirvi che c'è tutto un problema, però forse per delle tesi va vale la pena affrontare, i problemi devono andare avanti incendio, le scale di sicurezza, l'edificio storico, quindi i dati poi del progetto via via si complicano. La possibilità di avere un altro ascensore, un'altra scala, il collegare alle varie quote, perché vedete che la rampa è piuttosto consistente, anche lì una grande aula magna all'interno di spazi poi grandi ma non così grandi, con dei problemi strutturali rilevanti. Una cosa bella è stata che questo lavoro è stato fatto in collaborazione con il Massimo, il più bravo progettista di strutture che abbiamo a Palermo, il professore Mario Di Paola. Vai ancora avanti, disegno su disegno, scorre solo 14, forse è bene fare scorrere le immagini, forse può essere di utile anche per capire qual è la qualità, per carità, la propria qualità della rappresentazione a Palermo, ma anche questo, c'è un confronto sul disegno. Vai ancora avanti, Sabrina Spinelli, e allora lungo Viale della Vittoria. Questa è l'asse, il sistema che congiunge, da questa parte c'è il centro storico, da quella parte c'è la Rupa Atenea, esattamente qui sotto c'è una delle vasche di raccolta più importanti progettate dall'architetto Feace, che è l'inventore del giardino, della cisterna naturale, dell'invaso naturale della Colimbetra, e che in realtà anche l'Agrigentino non conosce assolutamente che succede. Ma si sta scaricando? E non conosce nessuno, quindi questa tesi è una tesi che mette a sistema la possibilità, la discesa per conoscere gli spazi di questo ipogeo e anche
un giardino che in realtà è assolutamente poco frequentato, non utilizzato, che è subito di sotto l'ideale della Vittoria. Andiamo avanti con le immagini, ma anche queste le facciamo scorrere. Quindi questo è il sistema di Viale della Vittoria, sostanzialmente siamo qui, qua sotto c'è l'ipogeo, questa è la cosiddetta è Piazza Cavour, una grande passerella pedonale, questa scala che consente o la vista, quindi di raggiungere il belvedere, o di scendere e vedere lo spazio ipogeo. Spazi, vedetevi, della città. Non so dire, non conosce o chi so conosce, cioè in realtà non ci va nessuno. Anche questi straordinari, come è facile intravedere. Va bene, entrare con il medico mi riferisco a questo elemento, cioè io non so quanti volte ho giocato da bambino a pallone qui, ma che sotto ci fosse l'ipogeo Zuccarello è assolutamente, non c'è proprio dell'indicazione. Vai. Vai ancora, va bene, una prospettiva, vai, 4. Vi dicevo che questa tesi, forse l'ho detto all'inizio, la tesi di Clavianici è una di quelle, o forse è quella, che si carica, che si mette sulle spalle il problema dell'approdo. Allora, è quindi quello che è un grande parcheggio che fa, che permette di drenare, ma anche pensare a un parcheggio che ha una vista. Non so chi di voi è stato a Stoccarda e sta nel famoso museo di Stirling, che l'esposizione inizia al parcheggio. Il fatto che tutto c'è, un museo e poi c'è il parcheggio. Ma tu vedi, entri nel parcheggio con la tua macchina e vedi che l'esposizione inizia al parcheggio. Questa cosa, diciamo, un certo interesse. Allora anche qui, con tutte le dovute differenze tra Agrigento, che cerca una città ovviamente da questo punto di vista di una ricchezza inimmaginabile, è quella di pensare a un parcheggio che però abbia una vista, un parcheggio che non è soltanto il tema in cui tu posi la tua macchina privata o il tuo pullman e prendi un altro mezzo, ma anche pensare a un parcheggio che ti possa consentire questo, ma ti possa consentire anche di iniziare una discesa fra gli alberi e arrivare a una non troppo lontana Valle dei Templi. Fare 2 chilometri a piedi sotto gli alberi può essere un'esperienza molto piacevole. Il quartiere ellenistico romano, quindi questo controcampo, ferma di un attimo per indietro. Il quartiere ellenistico romano, sullo sfondo la città, vai avanti. E vedete, questo è grosso modo il segno, che poi altro non è che una lunga tettoia, perché il parcheggio è tutto al di sotto, ma con l'idea che un percorso possa recuperare le tracce del sistema ipodameo e che ti possa portare poi alla fine anche sul carro 1, che quasi nasce con il Tempio della Concordia. Prima di fare questa discesa, questa io l'ho fatta, è agevolissima, fare qualche centinaio di metri in più e avere sempre, immaginate cosa sia, avere i templi e l'orizzonte sullo sfondo, orizzonte che tagliano quasi sempre il sistema delle colonne. Vai avanti, va bene, fatti, rampe, ascensori, eccetera, eccetera, il plastico, vai. E l'idea appunto che però questo, più che come volume, sono una serie di elementi da cui tu parcheggi, fermi, ma hai dall'inizio una condizione del luogo che vai ad abitare, questa realtà. Vai. Sala Randazzo, vai ancora avanti. Il sistema, questo è il cimitero di Bonamorone. Da questa parte esistono la chiesa di San Biagio, che altro non è che l'ex tempio di Demetra, e in prossimità il santuario di Demetra. Anche questo in realtà totalmente al di fuori di un itinerario turistico, perché non appartengono al sistema della Valle dei Templi. Dai. E allora, con una professoressa di design, l'idea è quella di studiare una toponomastica di cui ovviamente in queste slide non c'è traccia, ma in realtà questa tesi inizia dalla piazza della stazione, che vedete là in alto,
ripensa l'alberatura, il sistema, e poi costruisce un'architettura che fa da limite, in realtà interamente trasparente al pian terreno, che segna proprio l'ingresso al sistema del santuario e del tempio. Fai scorrere le immagini, sempre io faccio fare queste grandissime planimetrie che sono tre tavole a zero messe in sequenza. Vai, il ridisegno della piazza, ma avanti, che è noioso, ma ancora. Vedete quell'elemento rettangolare in alto, vai. Questa è la vista, quella è il cimitero, ancora. E questo grande sistema porticato, questo per me straordinario bel vedere, e sotto quelli che sono gli elementi che servono per accogliere i visitatori, il bar, la reception e la biglietteria. Vai. Questa è forse la penultima tesi, invece questa affronta lo stesso tema, ma dalla parte esterna, quindi anche questo c'è il tema dell'approdo, un parcheggio che è ipogeo, e di strade in realtà mai, quasi mai fatte, ma permettono a chi percorre questa strada di entrare immediatamente a contatto, in contatto col sistema archeologico di Agrigento. Vai! Quindi strade che si possono percorrere a piedi o con dei mezzi adatti e cogliere anche le qualità della città da un altro versante. Ma ancora, in rosso i percorsi che si devono fare, quindi è la strada che arriva, un piccolo approdo, una sequenza di percorsi che raggiungono dall'altra parte, non so se riuscite a vederlo, la tesi di Sara Randazzo è questo elemento qui, quindi da questa parte si raggiunge lo stesso luogo ma mettendo in luce qualità del paesaggio diverso. Vai. Questo è il parcheggio ipogeo, questa torre per vedere, vai. Lì è uno spazio che può accogliere le automobili ma allo stesso tempo allontanarle dai templi, vai. E poi Maria Grazia Napoli, il Tempio di Giunone. Il Tempio di Giunone è presidiato da una serie di baracche. E vi dico subito che questa è una tesi ipogea, cioè si utilizza il solco della strada, si scava di sotto della strada per realizzare l'area di ingresso. Poco sotto, fermati, vai ancora indietro. In realtà, se questo è il Tempio di Giunone, diciamo che in prossimità c'è la sede del parco archeologico, quindi in realtà mette a sistema tutto il percorso che va dalla sede del parco archeologico sino all'ingresso del Tempio di Giunone. Vai. Vai ancora. Vai. Poi torniamo indietro. Vedete qui, cioè, il tema è questo. Cioè si arriva... le baracche, le macchine parcheggiate all'interno all'interno del parco, vai ancora. Allora, questa è la sede gli uffici della sede del parco archeologico. Apparentemente ci siamo preoccupati solo di piantumare e definire un'orlatura, forse l'unico elemento che un po' contrasta è questa circonferenza che vedete in basso sulla destra. Vai. Invece un'architettura ipogea al di sotto del solco stradale. Vai. Quindi il muro di contenimento della strada è già esistente, viene svuotato e viene utilizzato per segnare e non segnare l'ingresso, perché il tema è, cosa ho detto all'inizio, sempre questo rapporto tra un limite e una soglia, cioè fare sì che un po' le qualità di questo parco escano dal confine, anche se possibile si dilatino nel resto della città. Dai. Maria Gnotta, dicevo, la tesi peggiore, ma insomma quella l'abbiamo data un po', quindi pazienza. Lo conoscete, no, tesi invece assolutamente
interessante perché parte dal fatto che questa strada che taglia a metà tutta la Valle dei Templi sia una strada esclusivamente pedonale. Questo era uno degli originari luoghi di ristoro della Valle dei Templi. Qua non ci troviamo di fronte ai resti del Tempio di Giove e da quella parte abbiamo il giardino della Polimbetra. Per cui Luigi Magnaiotta è quello che attualmente un limite, una soluzione di continuità, perché qua ci sono una serie di cancelli e cancelletti che limitano l'ingresso al Tempio di Ercole e al Tempio di Concordia, e cancelletti che limitano questo spazio e l'ingresso verso il Tempio di Giove. Andiamo avanti con le immagini e vedete, questo è il sistema, questo è il Tempio della Concordia, questo è il Cardo 1 che scende da lassù e già l'abbiamo visto, questo è il sistema dell'area di ristoro e da questa parte c'è il Tempio di Giove. Vai, la ricostruzione, immagine che abbiamo già visto, vai, sempre queste planimetrie che ovviamente i miei studenti amano fare, ma che poi spero ne capiscano il senso. Quindi no, fermate un attimo, Giunone, Concordia, Ercole, area di ristoro, Giove, vai ancora, una parte dello zoccolo di questo basamento, perché all'interno di questo basamento esistono dei malmessi laboratori del sistema, non mi ricordo se della sovrintendenza o del parco della sovrintendenza, all'interno appena si entra sono luoghi bellissimi, non ricordo, sono i cocci, li misurano, li pesano, i guadini li mettono in vari raccoglitori. E noi pensiamo, evidentemente abbiamo pensato, che questo luogo dovrebbe essere un luogo che è possibile in parte visitare o conoscere, per cui anche nei giorni in cui è chiuso, sono chiusi all'interno da questa corte attraverso delle teche di vetro, alcuni oggetti su cui si sta lavorando possono essere visti da chi fa una visita o approfondita o occasionale, e poi anche il modo in cui il Tempio di Giove viene, direi, rivisto, reinterpretato da una prospettiva diversa, che non è più una prospettiva di limite, ma dove cui questa grande contornata fa la soglia tra l'area di ristoro e il Tempio. Quindi la tesi è stata, proprio una tesi ancora una volta, per certi aspetti quasi invisibile, per certi aspetti in realtà un disegno molto accurato e approfondito e che interpreta, secondo me, pienamente il senso del laboratorio complessivo. Vai. Tesi numero 9, Marialda Virga, forse una cosa che non ho detto, ma che devo dirvi, è che queste tesi non sono state fatte contro la sovrintendenza o contro il direttore del parco, sono state fatte con la sovrintendenza o con il direttore del parco, che è ben consci del fatto che lì non si può realizzare assolutamente nulla, ci hanno chiesto, abbiamo una serie di problemi, vorremmo conoscere il vostro punto di vista. Uno dei problemi, torno un attimo indietro, che lui mi ha posto, il direttore Parello, è l'ingresso di porta, è 8-9. Allora, questo discorso vale per Marina Viola, l'ingresso di Porta Quinta. Marialda Virga, potrei oggi farvi una confessione, ma la faccio alla fine, perché questa ragazza ha vinto un concorso a Povera, Diego, mandato uno di quei messaggi che il professore, come dire, se lo conserva la vita, no? Professore, contento, eccetera, eccetera. Ma al di là di questo, perché mi fa piacere che i ragazzi poi vada, ovviamente vadano avanti, Marialda Virga coniuga due o tre mie, la sua tesi coniuga due o tre mie passioni. Una delle mie ricerche è l'ecclesiastica. Qua mi fermo un po' di più e prendo un po' di lato. Cos'è l'Ecclesia Sinaitica? L'Ecclesia Sinaitica è la Chiesa delle origini. La Chiesa come nasce? La Chiesa nasce con un luogo nascosto all'interno delle case. C'è il famoso passaggio da Domus Ecclesia a Domus Ecclesia, cioè
la casa chiesa, cioè la casa nella chiesa, casa chiesa casa. Quindi la comunità delle chiese si raccoglieva nelle catacombe, nei luoghi nascosti. Quando la chiesa emerge, questo accade nella costa sud della Sicilia, nella costa del Maghreb e lungo le coste dell'Jugoslavia, cosa esce? Cosa emerge? Non esce la basilica, esce l'altare ricoperto dall'abside, perché l'unica parte della chiesa, e quindi buona parte degli elementi liturgici che noi vediamo sono completamente sbagliati, cioè proprio l'altare viene messo sotto la cupola, quella è, diciamo, un errore madonnale, perché la parte del sacrificio è la parte che deve essere sempre in ombra, mentre la parte della cupola è il punto di congiunzione tra zenith e nadir, cioè il punto di congiunzione tra cielo e terra. E in quei luoghi si celebrano non a caso due riti, il rito funebre e il rito del matrimonio, cioè i momenti in cui o attraverso un'unione terrestre si raggiunge il cielo o attraverso la fine terrena si raggiunge il cielo. E allora l'ecclesia si detto, a Palermo noi avevamo Santa Maria la Pinta nei pressi del Palazzo dei Normanni, erano le chiese che avevano la struttura absidale completa e poi o uno spazio totalmente libero o uno spazio recintato. A volte le troverete anche il famoso libro di uno svedese che si chiama Reinhard Digve, se non ricordo male, voi trovate anche le navatelle o le navate con una struttura, però con un sistema colonnato molto leggero. Il sistema colonnato molto leggero ci ha fatto capire da subito che non portavano assolutamente niente, perché le navate laterali avevano o dei peli o delle strutture molto leggere che servivano soltanto per realizzare una parte ombreggiata, ma la navata centrale è una navata libera. Allora questa ragazza, ora laureata, architetto, eccetera, eccetera, vincitrice di concorso, concorso di progettazione, le aveva indirizzata a lavorare sul giardino della Polimetra, peraltro un luogo bellissimo. Lungo uno, perché è una zona depressa, lungo uno dei costoni di questa area depressa ci sono dei imbroccati, delle aree scavate. All'interno di alcune di queste scalate oggi ci sono delle tombe, ma se voi mi dite chi, non lo ricordo, disse c'è qui, si facevano anche alcuni riti iniziali, cioè quando ancora ci si nascondeva all'interno di queste piccole cavità si diceva messa. Allora questa ragazza ha trasformato una parte, la parte scavata nell'abside, e ha progettato un'ecclesia sinedetto, perché anche qui il tema è quello di trasformare il parco archeologico non soltanto con un luogo per i turisti, ma un luogo in cui tutto di crede può sapere, forse anche da voi, si va in chiesa la sera, la domenica o l'alba, nel periodo estivo, insomma, noi lo facciamo con una certa, o si faceva con una certa ricorrenza, quindi immaginate uno dei luoghi più straordinari della Valle dei Templi come un luogo in cui andare a pregare. Vai avanti con le immagini, il tempio di Castore Polluce è lassù, vai ancora, sempre in grande planimetria, poi alla fine avrete la nausea di sentirmi dire Giulone, Concordia, Vulcano, eccetera eccetera. Il rosso, torna indietro, il rosso forse lo riuscite a intravedere, questo piccolo, ma per me significativo intervento. Vai! Quel rettangolo con quella rampa. Vai ancora! Quindi l'idea è che una struttura lignea costituisca un'aula che ha una parte, diciamo, che si protende sino all'interno, dove si immagina di realizzare un altare, e anche questa attenzione al lambone che noi vediamo quasi sempre sulla penana plenaria, perché quello è un errore di quelli domiciliari, perché lambone altro non è che la tomba scoperchiata, non a caso ci si mette il cielo pasquale, ed è fuori dalla zona de,
questo piccolo elemento qui, questo piccolo elemento qui, che è rivolto da sud, da nord verso sud, è l'ambone, e l'altare di forma cubica, perché la forma cubica richiama la croce ripiegata, quindi non è una forma a caso, i sei lati costruiscono la forma ripiegata, e in questo caso, d'accordo, è stato scelto un sole al tramonto, quindi l'ombra è verso dentro, ma questa parte evidentemente è coperta ed è un luogo dove si può dire o si può andare a messa all'interno della Valle dei Templi. Dai, vedete questa prospettiva, quindi questa grande aula ha di fatto totalmente aperta, e anche qui la questione qual è? Secondaria è dei suoi confini perimetrata. Non c'è ragione di alzare nessun muro, al di là di tutti i vincoli, il fatto che non si possa fare, eccetera, eccetera. Siccome l'aria ha un grande perimetro ed è protetta, allora è meglio immaginare questo luogo all'aperto, in cui la sera o al mattino presto si può andare, ci si può recare, indipendentemente dal flusso dei turisti. Dai. 10 valeva per l'introduzione che avevo appena fatto, Marina Viola. Vedete, questa è l'area di Porta Quinta, per essere più precisi. Là in alto il giardino della Colimbetra e la chiesa Sinetetto che abbiamo appena visto. Questo è il sistema dell'ingresso. Un parcheggio più o meno malmesso e alcune baracche e baracchette. Qua c'è un sottopassaggio, da questo sottopassaggio si arriva al Tempio di Giove e poi il giardino della Colimbetta. Facciamo scorrere le immagini. Sulla destra una serie di, scusate, sulla sinistra, di costruzioni abusive, dai. E questa solito, ma per la cui non si capisce quasi nulla, tranne non conoscere con attenzione i luoghi e i progetti. Quindi qua erano, abbiamo visto quel parcheggio più o meno malmesso, questa è l'area di progetto. Là in alto il giardino della Colimbetra, anche una volta è un sistema ipogeo con una dotazione, il rapporto a un parco archeologico dalle grandi dimensioni ma anche dei grandi contenuti davanti. Quindi vedete questa architettura ipogea, una serie di attività commerciali, ai servizi igienici, soprattutto una grande aula dove fare lezioni, dove fare conferenze, dove spiegare il senso del luogo che si sta per andare a tornare fermo un attimo, per dove si sta, che si sta per visitare. Nello stesso tempo un luogo in piena ombra, ma una grande porta circolare, se come si muove, si può anche andare per avanti. Molte sezioni che ho fatto vedere sono simili, diciamo, sempre questa linea di orizzonte, sono sezioni piuttosto schiacciate e poi via via l'area archeologica è visibile. Vai, vai ancora, vai, vai. Angela Valenti, questa è la stratificazione, questa, diciamo, la potrei mostrare, l'avrei potuto mostrare immediatamente dopo la sequenza di immagini dei viaggiatori, perché il ragionamento fatto qual è stato? In realtà, oltre ai templi e al sistema dei templi, il parco archeologico contiene i punti di vista dei viaggiatori tra il XVIII e il XIX secolo, cioè noi attraverso la distribuzione prospettica possiamo dire da questo punto Leo von Klenze ha fatto questa prospettiva, in quest'altro punto Schinkel ha fatto la sua prospettiva, in quest'altro punto Gaudicart ha fatto. Allora, con la collaborazione di un professore di geometria descrittiva e attraverso, diciamo, un numero consistente di prospettive, Angela Valenti ha ricostruito il sistema dei punti di osservazione dei viaggiatori, alcuni di questi sono trasformati o in semplici elementi di riconoscimento, quindi torniamo al fatto dell'autoconomastica, ma l'autoconomastica che fa parte interamente della progettazione architettonica, o piccole architetture, delle panche, dei punti di osservazione, delle pensiline, che trasformano evidentemente non solo i templi, ma i punti di osservazione dei templi in luoghi da visitare.
che la nostra idea è quella di trasformare, tornare in Agrigento, progetto quello definitivo, come una delle fonti dell'architettura europea, e quindi anche le tracce dei visitatori fanno parte interamente di questo percorso. Vai avanti, assolutamente, facciamo scorrere le immagini dopo questo momento iniziale, vai! Prende giù nome, con l'aria del sacrificio, vai! E ancora, quindi questa ragazza ha preso queste sei prospettive, e per quello che si riesce a vedere, lo vedremo più nel dettaglio, ha individuato tutti i punti di vista, e tutti questi punti di vista sono stati oggetti di progetti, così come evidentemente è oggetto di progetto, vedete qui i numeri, questo percorso, quindi non andare alle tempre una parola. L'idea è che dobbiamo stare all'Agrigento non poche ore, ma settimane, almeno una settimana. E quindi bisogna dissodare il terreno. Vai. 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 Vai ancora. Quindi camere. Camere con vista. Progetto di camere con vista. Piccole architetture che diventano dei punti di osservazione. Dai. Torno indietro un attimo perché forse non si è colto. Questo piccolo parallelepipedo che ha un doppio punto di osservazione dal basso e dall'alto. Vai. Vai ancora. Tesi 12, Tiziana Maria Cavalieri, questa diciamo, la facciamo scorrere perché questa ha dato forma e colore alle pianturazioni della parte subito sotto la via Sacra, cioè anche questo, come dicevo in premessa, appartiene interamente, almeno per me, alla progettazione architettonica, ovviamente mettendo o utilizzando tutte le competenze necessarie. Dai. Forse riuscite a apprezzarlo nel confronto, già si svela in realtà un'altra tesi, cioè la tesi proprio su San Leone, ma l'idea è proprio quella di dare forma e colore con un grande quadro astratto al sistema delle piantumazioni che per ora si stanno facendo nella parte che è subito sotto la Valle dei Templi. Vai. Vai. Non è stato facile, anche alcuni elementi qua vanno tolti, chiedere a una ragazza che si laurea in progettazione architettonica di, e questo è stato un riferimento di altri interessantissimo, a un certo punto, verso la fine della tesi, vedo un piccolo teatro. Questo piccolo teatro non ce la faceva. Non ce la faceva. Poi insomma, spero che alla fine abbia capito che insomma la griglia, la scelta con questi colori, il sistema, la capacità di immaginare, eccetera, eccetera, rientrano pienamente, ovviamente, nel sistema complessivo delle tesi, perché se fosse stata l'unica tesi forse non era così facile da capire, ma nel sistema complessivo rientrano pienamente di quelli che sono i nostri obiettivi. Vai. Questa anche è una ragazza a cui sono molto legato, perché è stata quella che forse più ha sofferto, perché bene o male tutti le precedenti 12, anche la successiva, avevano i tempi in qualche modo si confrontavano. Ecco, questa ragazza invece è stata l'unica a lavorare in prossimità nel quartiere edilizia residenziale pubblica. In realtà questa tesi forse è una delle più importanti, perché è quella che agisce nel punto di confluenza dei due fiumi e in prossimità, già l'avete visto, di quello che è il vero porto di San Leone. E l'idea qual è? L'idea è quella che tu possa percorrere la Valle dei Templi lungo i fiumi e raggiungendo quel luogo, questo è il numero 13, che è il luogo degli altri laboratori della sovrintendenza in questo caso. Quindi questo luogo di studio diventa parte del itinerario della Valle dei Templi. Vai avanti, vai ancora,
Vedete qui un po' si legge con maggiore chiarezza, questo è il quartiere, quella è la confluenza dei due fiumi e la ragazza lavora in quest'area. Vai ancora, questi caseggiati, insomma, non proprio un esempio straordinario, sistema della chiesa, quest'area di qua che è un'area destinata al piano regolatore generale, a scuola se non ricordo male, e sistema invece dei laboratori, che è questo sistema, questo corpo basso di qua e purtroppo quel corpo là che dalla fotografia è tagliato. Vai? Sempre più o meno sconfinate, la fermata indietro perché così non lo riusciamo a vedere. Torno su questa, quindi il progetto riguarda tutta quest'area e quest'area di qui è il percorso del fiume. Vai? Quindi per noi questa era un insediamento, cioè attività culturali, università e formazione, ma anche l'idea di riprogettare i laboratori con una corte, vedete, uno sfondo a cielo aperto, e anche la possibilità che dal fiume si potesse risalire e avvicinarsi a questi luoghi di studio. Vai ancora avanti. Quindi, un'attività, qualcuno direbbe, di restauro del moderno, dove degli edifici più o meno inqualificati prendono forma, quindi abbiamo aspetti, le sezioni, gli spessori, i pavimenti, le ventilazioni, eccetera, eccetera. Vai. Loggiati, insomma, poi diventa noioso. Vai. Vai ancora. Vai. Forse il classico complessivo fa vedere anche l'altro intervento, più in alto, quello che abbiamo visto è quello di lì. Vai. Ultima tesi. Ultima tesi. Dare un restivo, in realtà è l'ultima e la prima, perché come vi ho detto all'inizio, tutta l'origine del Agrigento si deve al porto e a San Leone, cioè scopriamo, ci interessiamo ad alcuni studi fatti molto tempo prima da alcuni archeologi dell'attuale sovrintendenza e del parco archeologico, cioè su quello che era l'esatto invaso del porto di Agrigento. Questa tesi in realtà, con tre diverse collaborazioni di un geologo e di due ingegneri idraulici, non abbiamo avuto i 10.000 euro per fare i sondaggi che andavano fatti, però con tutte le misurazioni che era possibile fare, con sopralluoghi che ho fatto pure io insieme al geologo, eccetera, eccetera, abbiamo capito qual era la forma più concreta e reale dell'originario porto di Agrigento, e la tesi si è preoccupato di inventare un progetto, una grande infrastruttura con l'occhio di un progetto di architettura. Vai? Quella era la traccia da cui eravamo partiti, poi la tesi ha un apparato molto consistente perché il ragazzo ha ridisegnato tutti i porti della Grecia, cioè quello del Pireo, certamente messi a confronto, vai? E negli anni 70 e 80 hanno realizzato, ovviamente distruggendo la costa, questo porticciolo turistico, in realtà proprio porticciolo non è porto turistico, che ha eroso attraverso correnti in laterale il sistema del lungomare, vai, ma in realtà, vai ancora, questa era come era San Leone sino agli anni 60 e 70, cioè case, una piccola strada e un mare che a settembre-ottobre in realtà ricopriva la strada, quindi proprio c'erano le case sull'acqua, vai? E invece questa è l'ansa naturale, è il ridisegno, vedete, complessivo del sistema. In alto quel piccolo puntino che non so se riuscite a vedere è il tempio di Giove Polieo, dall'altra parte Demetra Santuario, Demetra Tempio, la griglia Ipodamea, la cresta con la sequenza dei templi, il tempio di Esculapio, e vedete quale straordinaria ansa aveva questa città, dove va tutto in realtà. Vai?
Quindi questo è il luogo così come è, vai? E questo è il luogo così come è stato progettato, anche grazie all'ausilio di queste importanti correlazioni. Vai ancora avanti. Forse in quella precedente volevo aggiungere una cosa che non ho detto, che la tesi, fra le altre cose, sistema qui un grandissimo parcheggio in maniera tale da non fare gravare sul San Leone, soprattutto non esistivi, sempre questo afflusso di automobili che rende poi il luogo invivibile. Vai ancora, il sistema del porto e dei, poi dei moli di attracco, un sistema di servizi, ancora una volta ipogeo, perché il suolo è stato ricoperto per 4-5 metri, quindi bastava scavare, ridare forme, sugli argini realizzare questi luoghi per ricoprire il rimessaggio delle barche. Vai ancora, le solite sezioni che io molto amo, perché fanno capire un po' il rapporto tra il sistema dello skyline, delle colline e il sistema che vai a progettare. Vai, vai ancora, vai, lastico del ragazzo e prospettiva di quello che è in realtà il luogo con questo iniziale porto canale e poi l'ansa del porto. C'è un'altra immagine, sì. E l'ultimo? No. Vai? Sì. Se non la uso la mente, perché quando è lui che è un professore di spalle, era l'ultima era questo. Grazie.